Buongiorno e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia Mestre. Ripercorriamo assieme i principali avvenimenti accaduti durante la settimana appena trascorsa. Cortometraggi con protagonisti dei bambini per narrare gli artisti, intellettuali, scienziati e poeti che hanno portato nel mondo la grande cultura del Veneto. I 150 anni dell'entrata dell'Italia nelle terre venete può essere il momento per fare anche un resoconto di quello che è avvenuto, di quello che è capitato anche prima appunto del 1866 e anche uno spunto per guardare avanti. I cortometraggi fanno parte di un progetto educativo della regione che dal 16 al 22 ottobre vedrà un festival di urban art diffuso in tutto il territorio veneto. È un progetto ambizioso per narrare da un punto di vista nuovo la nostra storia, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, affidando il ruolo di protagonisti a coloro che abitano il futuro, i bambini di oggi, uomini e donne del domani. I tre video seguono una linea temporale che parte dalla preistoria per giungere ai nostri giorni attraverso figure emblematiche. Quindi un momento di riflessione, un momento di approfondimento, un momento anche per magari avere iniziative nuove e diverse dal solito, quindi riqualificazioni urbane come prevede questo progetto, ma soprattutto, ripeto, un momento di riflessione per guardare il nostro passato, guardarlo magari con occhi diversi e rilanciare verso il futuro qualcosa che può essere interessante per queste terre. Rivolgersi alla giustizia amministrativa è l'ultima ratio che è scattata quando è stato vano ogni tentativo di confronto. Il braccio di ferro tra municipalità e comune finisce davanti al TAR. Lo scontro è iniziato con quell'atto di riordino amministrativo disposto da Cafarsetti poco dopo l'inizio dell'era Brugnaro, che ha di fatto azzerato il decentramento di funzioni che caratterizzava Venezia da più di mezzo secolo, vive ora la sua fase acuta con la firma del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale apposta dai presidenti di Venezia, Mestre Carpenedo, Marghera e Chirignago Zelarino, tutti tranne Favaro. Contro le decisioni del Comune, le cinque municipalità hanno deciso di ricorrere al TAR sulla base di una semplice constatazione. Un atto del Comune non può passare sopra la legge dello Stato, in questo caso il testo unico sugli enti locali, quindi è illegittimo. La legge stabilisce che le municipalità debbono gestire dei servizi di base, perché è ovvio, le municipalità sono vicine ai cittadini e quindi sono più a diretto contatto con chi ti chiede un servizio. Oggi cos'è rimasto alle municipalità? Quali competenze? Nulla. Fino a qualche mese fa la municipalità interveniva su alcuni servizi sociali, su questioni relative alla cultura, questioni legate alla manutenzione di strade, edifici scolastici, case. Di tutte queste competenze ora non è rimasta traccia. Il Comune la fa da padrone, resta solo l'obbligo di interpellare le municipalità, in alcuni casi per pareri che però sono solo consultivi. La richiesta è alla Giunta per aprire un tavolo che riformasse e adeguasse ai tempi le municipalità, ferma Bettin, sono cadute nel vuoto. La lettura politica che diamo è che la Giunta, sia perché 5 municipalità su 6 sono di un colore politico diverso, perché così hanno voluto i cittadini votandoci, sia perché non vuole ostacoli al proprio lavoro centralistico di amministratori, ha chiuso ogni confronto. Un'altra morte sulla Romea. Lunedì sera un ciclista è stato travolto e ucciso da un tir. È stato sbalzato nel fossato nelle vicinanze dell'intersezione con Viaggiare, a circa un chilometro dal ponte sull'idrovia. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per l'uomo di nazionalità cinese non c'è stato nulla da fare. L'ennesima vita spezzata sulla Romea, che conferma una volta di più la sua pericolosità. Questa strada è una fabbrica di morte, ma lo è non solo per come è fatta, e ci devono essere gli interventi da parte di ANAS per metterla in sicurezza. Noi abbiamo già delle convenzioni con i comuni confinanti e concordiamo con loro degli interventi che risolvano questo aspetto, ma l'altro aspetto siamo noi, è la nostra testa e come guidiamo. Allora un limite di velocità va rispettato. E per chi non lo farà ci saranno conseguenze. Tra qualche giorno noi attiveremo i primi 2 autovelox del territorio mirese proprio sulla statale 309. Assieme ai nostri la statale sarà tappezzata di autovelox a Campagna Lupia e negli altri comuni, per cui insomma l'invito è quello, vi prego, usate la testa, salviamo le nostre vite e quelle degli altri, chi non lo capisce pagherà. A
ma agli estremi, estremi rimedi, con una linea sempre più dura. Già questi due saranno un'importante dissuasione. Assieme a questi, oltretutto, montiamo anche un sistema di controllo delle targhe, registreranno tutti i mezzi che passeranno, eventuali mezzi sospetti, segnalati, rubati, anche solo senza assicurazione, vengono immediatamente segnalati in automatico sui tablet degli operatori, carabinieri e vigili urbani, polizia locale. Quindi è un buon sistema. Videosorveglianza anche visiva, quindi maggiore sicurezza. Noi siamo sul pezzo, tutto quello che possiamo lo investiamo. Noi ci attendiamo tempi brevi anche da parte dell'opposizione, una discussione franca sui temi che restano, che non sono più quelli principali, essendo stata approvata l'azienda zero e il numero delle ULS. Speriamo di chiudere quanto prima, perché di tempo ne abbiamo già perso molto. Sul tavolo del Consiglio regionale, che torna a riunirsi dopo la pausa del fine settimana, c'è quella riforma della sanità regionale, i cui aspetti principali, dall'istituzione dell'azienda zero alla riduzione delle ULS da 21 a 9, hanno già ottenuto il via libera dell'Assemblea. Ora, perché la riforma diventi definitivamente realtà, mancano pochi articoli. Dopo il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione, che ha rallentato i lavori a causa delle centinaia di emendamenti presentati dalle minoranze, a Palazzo Ferrofini si tenta un dialogo tra le parti, un dialogo che però vive ancora di un fragile equilibrio tra timide aperture e improvvise rotture. Ci ritroviamo in consiglio per continuare una discussione che vuole riaprire, al di là appunto dell'approvazione delle nove ULS, la possibilità del rimanente territorio di dare delle risposte alle possibili richieste che arrivano soprattutto dalle amministrazioni locali, in particolare realtà che all'interno di un'unica ULS di quasi 1 milione di abitanti è impossibile in previsione di poter gestire. A questi dubbi delle opposizioni risponde direttamente l'assessore alla sanità Luca Coletto. Questa riforma non va a toccare minimamente quella che è la programmazione sanitaria, va a toccare solo l'ambito amministrativo burocratico per snellirlo e non per appesantirlo. Quindi da questo snellimento, da questa riforma avremo dei risparmi, risparmi che possono essere, anzi devono essere, riversati sul miglioramento della qualità delle cure che vengono erogate ai pazienti. Il numero di residenti nella città storica continua a scendere a ritmo vertiginoso e ha di recente sfondato verso il basso anche la soglia dei 55.000. Dal sempre vivace sottobosco dell'associazionismo veneziano torna a far sentire la sua voce chi per primo aveva denunciato il problema. I veneziani sarebbero anche stufi di questa situazione, perché hanno visto passare decenni senza che la tendenza si sia invertita. Una nuova manifestazione di protesta andrà in scena il 12 novembre con ritrovo alle 11 in campo San Bartolomeo, dove si trova il conto abitanti posizionato nel 2008 da Venezia.com. Ogni manifestante porterà con sé una valigia per simboleggiare l'imminente partenza degli ultimi residenti dalla città. E con le nostre valigie andremo a Ca' Farsetti e ci metteremo lì ad aspettare le istruzioni per togliere il disturbo, perché qui siamo diventati quasi un disturbo per la macchina del business veneziana. Le soluzioni per fermare l'esodo ci sarebbero, sostiene Matteo Secchi, se non vengono attuate perché manca la volontà. Qui abbiamo sempre migliaia di case vuote che sono di proprietà comunale, sono proprietà dell'ATER, proprietà della Chiesa e privati, che sono vuote, e quindi noi non possiamo permetterci che le famiglie veneziane, non trovando case per vivere, vadano in terraferma. Vogliamo continuare a risiedere nella città che amiamo, chiedono i veneziani, e lanciare un segnale forte per domandare alle istituzioni se per caso i residenti siano considerati ormai di troppo. Le nostre valigie sono un'accusa contro le fallimentari politiche residenziali che hanno segnato la città negli ultimi decenni. I veneziani, perlomeno quelli che tengono alla città, sono stufi di promesse, di palliativi, di misure correttive che non sono valide, e chiedono che finalmente sia affrontato definitivamente il problema dello spopolamento e dell'esodo da Venezia, perché stiamo rischiando veramente di restare, di diventare una Pompei. 570 kg di pesce, in parte non tracciato, in parte mal conservato, sono stati sequestrati dagli uomini della Capitaneria di Porto di Venezia. Le irregolarità nella conservazione del prodotto ittico sono state riscontrate al Mishimishi, il ristorante giapponese che si trova all'interno del centro commerciale Ocean di Mestre. Interpellati, i responsabili del ristorante hanno parlato di problemi tecnici all'interno del magazzino, assicurando che tutto sarà risolto in breve tempo, ma nel frattempo per loro è stata applicata la sanzione
sanzione prevista di 15.000 euro, mentre l'attività è stata sospesa in attesa che siano ripristinate le condizioni necessarie per poter operare nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie. Secondo la Capitaneria di Porto, si legge in una nota, è stata rilevata la totale assenza di informazioni sulla provenienza. L'intervento è stato eseguito dal Nucleo Ispettori Pesca della Guardia Costiera di Venezia in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ULS 12. Raggiunto il ristorante di persona martedì per verificare la situazione, subito dopo le nostre domande, si legge ancora nella nota, uno dei due responsabili ha esposto un foglio con scritto chiuso per problema tecnico. Ci è stato spiegato che non ci sarebbe stato nulla di irregolare. Dall'altra responsabile, una donna, c'è stata passata al telefono la commercialista dell'esercizio. Mi dicono si sia trattato di un guasto nel magazzino, ci è stato spiegato dalla professionista. Poi pare che sia stato trovato una commissione di prodotti irregolari, ma sono in corso accertamenti. In un panorama generale in cui un po' tutte le città presentano più di un problema per chi disabile o anziano ha difficoltà di deambulazione, Venezia rappresenta un caso a sé. Acque alte, ponti e canali, itinerari dei vaporetti rendono spesso difficoltoso l'accesso ad uffici pubblici, luoghi di studio, servizi sanitari alle persone residenti e non con difficoltà di movimento. È per questo che da un decennio esiste il progetto Venezia Accessibile. La Regione Veneto da anni finanzia assieme al Comune tutta una serie di iniziative portano proprio per i diversamente abili con un finanziamento di 300.000 euro. Abbiamo appunto approvato la delibera in giunta con cui garantiamo questo finanziamento e quindi manteniamo insomma quelli che sono gli impegni presi. Assicurare la piena fruibilità della città e dei suoi luoghi pubblici a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, è secondo l'assessore regionale al sociale una scelta di civiltà che la Regione condivide con l'amministrazione comunale e che troverà continuità anche nel 2017, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Questi soldi verranno impiegati dal Comune di Venezia, che poi rendiconterà alla Regione rispetto a quelli che sono appunto tutta una serie di servizi per le persone diversamente abili, da quelli che sono gli spostamenti e quindi attraverso l'utilizzo di mezzi speciali o di quant'altro. Edifici e luoghi pubblici a Venezia, ad esempio, diventano raggiungibili grazie a servizi di trasporto e di accompagnamento con mezzi dedicati, su chiamata diretta nell'arco delle 24 ore, in modo di garantire a tutti i cittadini e ai turisti pari condizioni di accesso e pari opportunità di mobilità e di godimento della città. Abbiamo continuato a dire in maniera molto pulita e molto onesta, basta alberghi a Venezia. Avremmo dovuto dire basta unità pararicettive o diversamente ricettive dall'albergo a Venezia. In una città che scoppia di turismo, il proliferare di affittacamere, sedicenti bed and breakfast o per l'appunto unità pararicettive non rappresenta la punta dell'iceberg solo perché potrebbe trattarsi a volte di attività sommerse. È un campo quello delle strutture parallele agli hotel tradizionali nel quale internet diventa un'eclatante cartina al tornasole, molto più dei numeri ufficiali. Federalberghi segnala ad esempio come il portale Airbnb ad agosto segnalasse quasi 223.000 offerte a livello nazionale. Peccato che le strutture extraalberghiere censite dall'Istat in Italia siano appena 122.000, 100.000 in meno. Venezia è dopo Roma, Milano e Firenze la città in Italia con il maggior numero di inserzioni in cui si mette in affitto un'abitazione o una stanza privata o condivisa, 5.166, con un imponente più 32% rispetto all'ottobre del 2015. Esistono dei fenomeni che riescono a gestire anche su Venezia qualcosa come 260-280 appartamenti. La stragrande maggioranza degli appartamenti affittati in nero, e sottolineo tre volte in nero, non notifica la presenza di persone alloggiate alla questura. Se qualcuno dovesse far qualcosa, indubbiamente saprebbe dove andare ad alloggiare. Federalberghi chiede qualcosa che dovrebbe essere scontato: controlli e rispetto della legge. C'è però un'altra questione aperta. In centro storico si continuano a costruire alberghi, un fenomeno che oramai si è diffuso massicciamente anche in terraferma. A Mestre vengono costruiti alberghi, buildings, in modo spaventoso, che converranno solo ed esclusivamente a coloro che li costruiranno. Esistono fior di alberghi che sono in gran difficoltà attualmente sulla piazza di Mestre, il che significa che il mercato è saturo. Conviene solo ai costruttori.
Monica Busetto è serena di fronte ai giudici dell'aula bunker di Mestre alla prima udienza del processo d'appello che l'aveva imputata per l'omicidio dell'87enne Lida Taffi Pamio, il cui corpo senza vita fu trovato nel 2012 nel suo appartamento di via Vespucci. Scarcerata in seguito alla confessione di Arianna Lazzarini dopo 2 anni di reclusione e una condanna in primo grado a 24, le accuse contro di lei non sono ancora cadute. La Lazzarini sarà sentita durante la prossima udienza del 28 ottobre. Dopo aver dichiarato di aver ucciso da sola l'anziana, durante gli ultimi interrogatori avrebbe ritrattato, indicando la presenza nell'appartamento anche della Busetto. «Sono innocente, sono tranquilla e spero che tutto questo finisca presto», dichiara la Busetto, che assicura la sua presenza in aula al momento dell'interrogatorio dell'altra indagata. Secondo le sue dichiarazioni, non aveva mai visto Arianna Lazzarini prima di incontrarla nel carcere femminile della Giudecca. Contro Busetto ci sono alcune deboli tracce di DNA su un gioiello che sarebbe appartenuto alla vittima. Non una prova decisiva, secondo i suoi avvocati, che parlano di una possibile contaminazione. Sentiremo l'altro. Abbiamo dato il consenso per l'applicazione delle perizie appunto, che danno per certa la presenza della Lazzarini all'interno della casa. Dopodiché valuterà la Corte se le riterrà rilevanti e poi questo ovviamente sarà oggetto di una valutazione di tutto il procedimento, perché questo poi vedremo anche il discorso della catena, sono tante cose da vedere il 28, se riusciremo a fare tutto il 28. Sopralluogo del capo del Dipartimento Immigrazione Mario Morcone alla caserma di Conetta, dove si trovano ammassati circa 1 migliaio di profughi. E in paese scoppia la rivolta, guidata dal sindaco Alberto Panfilio, che nessuno aveva pensato di contattare per avvertirlo della visita. In termini di opportunità politica, civiltà, rispetto e direi soprattutto di buona e leale collaborazione istituzionale, tutto questo è assurdo. Penso che il fatto che io stia difendendo il mio ruolo è proprio perché è rappresentativo di tutti i cittadini. Ecco, io sono stanco che i miei cittadini di Conetta ricevano calci dalle istituzioni governative che non hanno mai, mai, mai voluto avere un contatto con noi. Sono stati proprio i cittadini della frazione, racconta il sindaco, ad avvisarmi che stava succedendo qualcosa di strano. C'erano 2 blindati in piazza con il relativo personale delle forze dell'ordine e 4 macchine che accompagnavano il super prefetto. La mia domanda è da chi si doveva difendere e se c'è qualcosa da cui dobbiamo difendere, perché al limite non dovremmo essere difesi anche noi. La cattiva coscienza di chi ha gestito questa emergenza in maniera indegna è palese anche da questi comportamenti, si sfoga Panfilio. Rifiutare il dialogo coi sindaci significa rifiutare il dialogo coi cittadini, con buona pace delle ipocrite dichiarazioni del governo di cui i prefetti dovrebbero essere emanazione. Leggevo una buona dichiarazione di un deputato del PD dove diceva che senza senso di responsabilità e collaborazione tra le istituzioni i problemi legati alle immigrazioni non si sposteranno di 1 millimetro. Ecco, allora io mi domando se questo è l'input politico di una forza di governo, perché invece dall'altra parte i prefetti non mettono in atto azioni che provengano da questa filosofia, da questo intendimento? È quello che a me fa specie. A chi abbiamo lasciato gestire un problema così importante e complesso? Questo per stasera è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, arrivederci.